Noi andiamo a concludere il discorso legato alla sfida tra Real Pizzo e Borgia con noi mister De Filippis. Buonasera mister, ben trovato. Buonasera a voi, buonasera a tutti i radioascoltatori. Mister, una partita quella di oggi sicuramente importante per voi, come ci diceva anche Maurizio Greco in fase di commento, arriva un 4-2 che vi mette anche a buona distanza, diciamo, dal Girifalco, che domani tra l'altro è impegnato contro il Badolato, quindi comunque su qualcuno punti ne avete guadagnati. Sì, sicuramente sono stati punti importanti che hanno mosso la classifica. Era importantissimo vincere, soprattutto per il morale dei ragazzi che era un po' a terra, e sicuramente questo ci darà la forza per il proseguire del campionato. Un morale a terra, però avete aperto una serie positiva, perché in queste prime 8 giornate disputate, anzi quella di oggi in realtà era la nona, avete fatto alla terza e alla quarta 2 vittorie, adesso ci sono un pareggio e una vittoria, quindi forse in realtà questa vittoria potrebbe essere la spinta verso un fine anno più sereno, anche se le prossime 2 sfide sono con squadre di alta classifica. Sì, sicuramente andremo avanti con la dovuta concentrazione, lavoreremo in settimana per affrontare questa trasferta, soprattutto questa di Bivoggi, che sarà una trasferta difficilissima, però i ragazzi stanno lavorando bene, sicuramente ce la metteremo tutta per metterli in difficoltà. Veniamo da una settimana di lavoro intenso, ancora c'è tanto da lavorare, sicuramente la pausa natalizia ci darà la forza necessaria per affrontare un breve periodo di preparazione che non abbiamo fatto all'epoca, quindi sicuramente un po' di fiducia l'abbiamo ripresa, i ragazzi cominciano ad essere consapevoli delle proprie forze, quindi andremo avanti con grande forza e grande determinazione. Tra l'altro per voi le vacanze di Natale saranno più lunghe, perché nella giornata del 9 di gennaio, che sarebbe la 12ª, il Real Pizzo dovrebbe osservare il turno di riposo. Siccome questo è il girone interessato al rinvio Covid, perché il San Calogero Calimera sappiamo avere queste difficoltà, le chiedo mister, secondo lei bisognerebbe un attimo rinforzare i protocolli, oppure si può proseguire in questo modo tenendo presente che da lunedì scatterà anche questo Super Green Pass? Sicuramente ci sarà da migliorare la situazione, visto quello che si vede in tutti i campi. I protocolli, per quanto riguarda la nostra società, li stiamo facendo seguire alla lettera, anche riguardo i giocatori, qualcuno addirittura fa il tampone ogni sabato. È dura perché speriamo soprattutto di poter continuare ad andare avanti senza un blocco. Certamente se tutti facciamo più attenzione e ci atteniamo di più alle regole, questo ci darà un grosso vantaggio. Bene mister, grazie per essere stato con noi, buona serata. A voi è sempre un piacere, grazie. Buonasera. Ringraziamo mister De Filippis, allenatore del Real Pizzo, che oggi insomma può festeggiare